Eccoci di nuovo nella consueta rubrica del venerdì, dove analizzo la colazione, il pranzo e la cena di uno di voi. E oggi andrò a rispondere a Rosanna, che ha qualche problemino di cistite ricorrente, soffre spesso di stipsi, tensione intestinale e anche candida. Quindi andrò ad analizzare i suoi pasti, ovviamente l'analisi in chiave igienista, e cercherò di individuare qualche errore che può essere messo in relazione a questo tipo di disturbo. Colazione, Rosanna prende un frullato con banana, fragola e arancia. Rosanna mi scrive che si sta impegnando tantissimo per mangiare più frutta e quindi ha deciso al mattino di scegliere una colazione a base di frutta. Ecco, in questo caso sarebbe meglio non mangiarla per niente, perché questa combinazione è a dir poco disastrosa e può creare pericolose fermentazioni a livello dello stomaco, intestinale, con produzione di alcol e conseguente intossicazione di tutto l'organismo. Quindi, cara Rosanna, se non sei esperta, ti consiglio di mangiare un frutto alla volta. La frutta si può abbinare, però bisogna conoscerla. C'è la frutta dolce, la frutta acida, la frutta semiacida. Alcuni frutti possono essere combinati senza problemi tra di loro. In questo caso tu prendi solamente la banana, oppure solamente le fragole, oppure solamente le arance, proprio perché in questo momento il tuo intestino sta soffrendo. Ci sono probabilmente anche delle putrefazioni intestinali che possono poi andare a ripercuotersi sull'apparato urinario e quindi con cistiti ricorrenti, con anche presenza di candida, anche problemi a livello dell'apparato riproduttivo a lungo andare. Poi le cistiti vengono trattate con antibiotici, però in questo caso se non si rimuove la causa diventano anche resistenti agli antibiotici e quindi cronicizzano e possono creare disturbi molto debilitanti. Ovviamente questo vale anche per l'uomo. Quindi tieni a mente, cara Rosanna, questa piccola correzione da apportare subito già da domani nella tua colazione. Per quanto riguarda il pranzo, Rosanna pranza fuori, quindi al bar, è costretta a prendere un toast con formaggio, prosciutto e poi beve una spremuta. Anche qua la situazione è preoccupante, si aggiunge ulteriore fermentazione. La spremuta è un frutto acido. E non è acidificante, però è un frutto acido che mai si combina con gli amidi. Infatti è sbagliatissimo abbinare la spremuta degli amidi. Ad esempio, tante persone che fanno colazione con la brioche e la spremuta. A quel punto sarebbe meglio mangiare solamente la brioche, farebbe meno male. La fermentazione è un qualcosa che, diciamo, fa produrre, così spiegata in maniera molto semplice, tossine, e ogni volta che si producono le tossine entrano in campo dei sistemi, dei meccanismi di difesa da parte del corpo che in quel momento si indebolisce, ammesso e non concesso che poi riesca a eliminarle tutte quelle tossine, perché poi se ne vanno ad aggiungere delle altre. Ad esempio, in questo caso mangiamo un toast, a parte la combinazione sbagliata con la spremuta, con formaggio e prosciutto, quindi non abbiamo verdure, non abbiamo niente di alcalinizzante. Quindi in questo caso io ti posso consigliare, visto che sei al bar, prendi pure la spremuta, aspetta 10 minuti di modo da digerirla. Quando il tuo stomaco è completamente vuoto, ovviamente devi aver apportato le modifiche anche nella colazione che ti ho detto, altrimenti quello che ti sto dicendo non vale. Quindi poi puoi mangiare questo toast, magari cerca di non abbondare troppo con formaggio e prosciutto, scegli o il prosciutto o il formaggio e magari mangia della verdura cruda. Nei bar si trova la verdura cruda, a volte ci sono anche i toast fatti con lattuga, pomodoro, pomodorini, funghi, eccetera. Cerca bene, guarda bene, ci sono bar che hanno ampia scelta. A volte c'è anche la pasta fredda, magari con aggiunta sempre di verdure, che può essere appunto una certa quantità di pomodorini. Certo, non due pomodorini, perché comunque sarebbero pochi. Bisogna sempre rispettare il rapporto 1 a 4, quindi per ogni 100 grammi di cibo cotto acidificante, 400 grammi di cibo crudo. Si fa presto a raggiungere 4 etti di cibo crudo, perché il cibo crudo contiene tantissima acqua.
quindi pesa molto. Per quanto riguarda la merenda, mela e uno yogurt va benissimo. Alla cena tu prendi carne, pesce oppure bresaola con formaggi, a volte brodo di carne e tortellini. Anche qua non abbiamo presenza di verdure crude, ci sono solamente cibi acidificanti, quindi carne, pesce, verdure cotte, hai specificato, sì, brodo di carne e tortellini. Allora, i tortellini e il brodo di carne sono due alimenti che andrebbero completamente eliminati perché contengono una quantità impensabile di sale, soprattutto se si tratta di prodotti industriali, e immagino che il brodo di carne sia quel tipo di brodo. Quindi se tu guardi nella leggenda dietro, in genere ci sono anche 1,5-2 grammi ogni 100 grammi, e 100 grammi di brodo sono tantissimi, perché appunto è praticamente tutta acqua, quindi si fa presto a bere 300-400 grammi, quindi immagina la quantità di sale che introduci, che con la cistite non va proprio d'accordo, anzi bisognerebbe proprio eliminarlo il sale con la cistite. Quindi anche qui, Rosanna, vuoi mangiare la carne, il pesce, la bresaola, i formaggi, va benissimo, possibilmente uno alla volta, non tutti contemporaneamente, falli precedere da un'abbondante terrina, un'abbondante bowl piena di verdure crude, massimo 4, non di più, e mangia prima quelle, dopodiché fai seguire con la parte proteica, quindi a tua scelta. Anche io personalmente evito anche quella, però in questo caso ti posso dare questa indicazione come prima correzione. Si parte sempre dalle cose base, nessuno diventa igienista da un giorno all'altro imparando qualsiasi cosa, si comincia per gradi. Quindi in questo caso, Rosanna, al più presto fai tesoro dei miei consigli, fammi sapere com'è andata, ti consiglio anche di fare una breve detox e un digiuno di 3 giorni e una fase di transizione di 4 giorni. Se hai bisogno mi puoi chiamare per un consulto privato, però se segui tutti i miei video che sono gratuiti sarai in grado di farlo anche da sola. Aspetto sempre i vostri commenti e i vostri like, e noi ci vediamo presto. Ciao!